Ci vuole calma e sangue freddo, calma. Yeah. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ho aspettato un po' di luce per farvi il video, ma è da ieri sera, da stanotte, dalle 6 di mattina che già voglio farvi il video, ma ho aspettato un po' di luce per spiegarvi esattamente la situazione Spalletti Pioli, Pioli Spalletti, Spalletti Pioli, Pioli Spalletti. Parto già dandovi la bomba, parto già con questa bomba a rischio. Per me arriva Spalletti, parto già così. Calcola che sto facendo il video alle 9:10, quindi mi prendo tutti i rischi del caso, perché alle 11 ci sarà l'incontro tra Spalletti e Zhang per sbloccare la situazione. Allora, la situazione è questa, molto semplice da capire, ve la metto giù semplicissima. Spalletti ha un contratto di 2 anni da 4 milioni e mezzo con l'Inter, quindi deve prendere 9 milioni più 9 di tasse, 18 milioni dall'Inter, ok? Ok. Che l'Inter glieli sta pagando tutti i mesi, l'Inter tira fuori le palanche, no? Ok. Il Milan ha chiesto Spalletti e ha già l'accordo con Spalletti, si sono accordati per circa 5 milioni in 3 anni mi sembra di contratto, 2 o 3 anni, quindi c'è già l'accordo. Di conseguenza il mio video dell'altro giorno, andatevelo a rivedere, dove dicevo che era una bufala la notizia del Corriere dello Sport che Spalletti ci avesse rifiutato, era una super bufala. Dipende sempre dalle palanche, dipende come dicono a Genova. Quindi era una bufala. Spalletti ha accettato il Milan. Quindi tutti quelli che mi vengono a scrivere, ma perché Spalletti dovrebbe venire a rovinarsi la carriera? Tutte puttana nella testa delle persone che non capiscono niente di calcio, niente, zero capiscono di calcio. E adesso vi spiego anche il motivo. Spalletti ha accettato. Prima vi spiego la situazione economica, poi vi spiego altre robe. Quindi Spalletti ha accettato. Cosa deve fare Spalletti per poter venire al Milan? Si deve liberare dell'Inter, ok? Allora è andato dall'Inter e gli ha detto: mi devi 18 milioni, giusto? Che ne devi pagare. Invece che pagarmi 2 anni, mi paghi solo 1 anno, 4 e mezzo, che compreso di tasse sono 9, e siamo a posto così. L'altro anno non lo voglio. Quindi l'Inter risparmierebbe 9 milioni. Ok? Ma l'Inter ha rifiutato. Ha rifiutato questa proposta di Spalletti. L'ha rifiutata. Perché l'ha rifiutata? Perché giustamente, io dico giustamente perché queste sono trattative, giustamente l'Inter dice: questi vogliono prendere Spalletti, unica alternativa, io non gli do niente a Spalletti, gli do 1 e mezzo. 1 e mezzo per 2 fa 3, no? E quindi gli vuole dare 6 milioni in meno. La differenza tra la domanda e l'offerta è di 6 milioni, che sono 3 milioni di stipendio e 3 milioni di tasse. Ok? Ok. Quindi parliamo di una differenza di 6 milioni. Quindi il Milan ha preso tempo. Spalletti anche ha preso tempo. Perché oggi dovrebbero andare a chiudere la trattativa per questi 6 milioni. Quindi perché c'è fuori il nome di Pioli? Perché se non chiudiamo Spalletti c'è Pioli, ma i dirigenti lo sanno che i tifosi non lo vogliono Pioli. Ovviamente il Milan deve avere un piano B, deve avere un piano B, è Pioli, è evidente che è un piano B, l'Inter lo sa. Però oggi, che alle 11 che Spalletti va lì, la trattativa può chiudersi in 2 modi, o tre, diciamo 3 modi. Può chiudersi che l'Inter rifiuta e tira fuori questi 18 milioni in 2 anni e se la prende nelle ciapette, non ci dà Spalletti, non ci riprende che ce lo dà, non libera Spalletti e deve pagare però 18 milioni. 18 milioni sono tanti, 18, e li deve pagare tutti fino all'ultimo, a meno che Spalletti poi non troverà un'altra squadra. La seconda alternativa, che accetta la proposta di Spalletti, ma se già l'ha rifiutata ieri, oggi non l'accetta, quindi potrebbero trovarsi la terza alternativa in una via di mezzo.
invece che dargli magari uno e mezzo di buona uscita, che poi sono tre, gli darà, non lo so, due e mezzo. E ci si può accordare, qualcosa rinuncia a Spalletti, qualcosa magari si accorda col Milan e si può trovare. Alla fine penso che per chiudere questa trattativa parliamo di 3 milioni. Qual è la differenza? Cioè, se Spalletti invece che 4 e mezzo ne chiede 2 e mezzo, secondo me si chiude. Capito? Parliamo di 3-4 milioni di differenza. Per quello dico che secondo me arriva Spalletti, perché il Milan, per come sta gestendo le cose, che già sono nervoso, che già non dovevi prendere Giampaolo eccetera, non può far fallire questa trattativa per 3-4 milioni, perché poi veramente mi arrabbio tantissimo. Allo stesso modo è anche Spalletti che spinge per venire al Milan, perché Spalletti, amici miei, che ha 61 anni mi pare, più o meno c'ha quell'età, ha anche lui l'ultimo treno per Yuma, come diceva una canzone, perché come diceva ieri anche Fabio Bergami, che lo ascoltavo, no? Lui a Roma non può tornare, né sponda Roma né sponda Lazio, c'ha avuto problemi con Totti, poi non può tornare a Roma. A Firenze, casa sua, così non ci va. Poi adesso Montella sta facendo bene, meno bene, poi vabbè, a Firenze lì casa sua, preferisce tenere fuori perché poi lì ci dovrà vivere, quindi non vuole avere problemi. La Juve non lo prenderà mai. L'unico posto dove può andare è o al Milan, all'Inter c'è già stato, può andare o al Milan o al Napoli. Non è che può andare in altre squadre Spalletti, sennò poi dove va? All'estero. Se no devi andare all'estero, devi proprio cambiare vita. E ha già fatto delle esperienze all'estero, è stato in Russia. Quindi anche lui non è che c'ha tutte queste alternative Spalletti, se vuole allenare. Poi se lui dice, vabbè non mi interessa più, sto a casa, prendo lo stipendio dall'Inter, vado all'Orto e mi faccio la pensione, all'altro discorso. Allora ognuno fa quello che gli pare, nessuno gli dice niente. Ma se vuole allenare, il Milan è la sua occasione. E quelli che mi dicono, figurati se si va a rovinare la carriera. Ma ragazzi, ma allora voi non avete capito niente. Quando tu prendi una squadra come il Milan in difficoltà, peggio non può fare, perché non è che retrocede, quindi può solo fare meglio. Bisogna solo capire quanto può fare meglio. Quella è l'altra. Cioè, se lui prende il Milan adesso che sta retrocedendo, non è che deve arrivare per forza in Champions, se no ha fallito. Comunque avrà fatto un buon lavoro se arriva nelle prime sette, perché parte sempre da una situazione svantaggiosa. E l'anno prossimo poi con degli innesti come vuole lui può arrivare tranquillamente in Champions. Quindi lui ha solo da guadagnarci, ha solo da guadagnarci, non potrà perderci mai. Di conseguenza per lui è un affare andare al Milan. Quindi oggi mi aspetto oggi che risolvano tutta la situazione, anche perché il Milan ovviamente si è mosso malissimo come al solito, non dando comunicazione di niente. La stampa ci ammazza. Oggi primo titolo della Gazzetta, Milan veste Pioli, ma anche ieri sentivo Sport Italia eccetera, la stampa ci ammazza sotto tutti i punti di vista, ma perché noi non parliamo con la stampa e quindi loro si hanno la rivalsa su di noi, giustamente. Quindi non mi fate arrabbiare oggi. Tira fuori questi 3 milioni, Boba, Maldini, chi ci è andato a parlare non lo so, che poi stiamo prendendo Spalletti come se prendessimo il salvatore della patria. Cioè non è che arriva Spalletti e del mago di Oz, cioè comunque c'è da mettere a posto una situazione. Prendiamo Spalletti perché comunque è uno che mette ordine, è uno comunque con personalità, se deve tenere fuori uno lo tiene fuori, se deve chiudere delle porte le chiude, quindi non è uno che si fa mettere i piedi in testa. Non mi sta simpaticissimo, quindi non pensate che io sia super contento, perché non mi sta simpatico come persona, però come allenatore secondo me in questo momento è l'ideale, perché Allegri è troppo difficile, Mourinho non mi fa impazzire, preferisco Spalletti. Quindi ragazzi miei, vi faccio il video alle 9, secondo me prendiamo Spalletti, quindi rimanete tranquilli, anzi
iniziate a dire che non volete Pioli, che va sempre bene, perché così almeno la società capisce, se ha qualche dubbio a tirare fuori questi 3 milioni lo capisce. Tirassero fuori questi 3-4 milioni che mancano, l'Inter anche non facesse troppo, non tirasse troppo la corda, perché poi gli rimane il cerino in mano pure all'Inter, perché Milan poi questo Milan è capace veramente di prendere Pioli, cioè l'Inter dovrebbe essere preoccupata di questo, perché se fosse un'altra società allora l'Inter può dire no, tanto lo prendono, possiamo tenere duro che tanto lo prendono, ma siccome il Milan è capace veramente di prendere Pioli, devi subito accettare Spalletti, perché se no ti rimane 18 milioni da pagare. Stai attenta a tirare la corda col Milan, che quelli sono capacissimi. Quindi fate attenzione. Va bene ragazzi, vado a fare colazione che è già tardi, vi carico intanto il video, mettete like come sempre, iscrivetevi allo Zoccolo Duro e ci sentiamo se ci sono aggiornamenti o su Instagram o sul canale Telegram, seguitemi anche sugli altri social. Ciao belli!